a noi due. Pregate per me. Dopo un'ora e mezza non avevo ottenuto niente se non più caos, e allora dopo cena ho avuto un moto d'amor proprio e ho diviso in roba per il mare, perché noi dobbiamo nel frattempo fare anche la valigia perché il 25 partiamo per le vacanze. Roba da tenere appesa, quindi da portare così via in gruccia, quindi giacche, cose insomma eleganti, roba da poter piegare, buco nero. Cioè, non lo so, sono sfondati da quanta roba c'è. Vuoto con felpine, ma vuoto. Sarà più facile ora, però tosto uguale. Soprattutto quella roba lì mi preoccupa. Sono le 7:30 di venerdì 22 luglio e oggi è moving day, perché abbiamo preso il furgoncino e porteremo via la maggior parte di tutto questo bordello. E poi il corridoio. E poi tutto questo. Non sarà più qui. Olè. Per non far leva sui piedini bisogna sollevarlo. Uno si deve mettere qua, sì, così. E fa uno squat. E anche l'altro, cioè. Lo provi a tenere te, eh? Ci provi? Giù. Piedino. Ancora. Spigolo, si sta facendo, hai fatto una fatica in mani, non ho fatto nulla. Cioè, io ero lì, come va? Oh, ancora il piedino. No, allora, aspetta, toglilo. Perché? Toglilo il telo e lo mettiamo di qua. E bisogna metterlo da una parte e basta, Silvio, in centro. Così? Sì. Perché no? Sì. Il supporto di Luna in tutto questo, cioè neanche ci guarda, neanche ci ammira per quello che stiamo facendo, zero. Ora it's tavolo time, che dobbiamo portare giù per 5 rampe di scale perché non ci sta un ascensore. Vabbè, questo sicuro. Non togliere i piedi del tavolo, no, esatto. Tanto è leggerissimo. Guarda quanto spazio si è liberato di già, incredibile. Questo mi ricorda quando siamo arrivati in questa casa, vai, tavolo time. Momento Tetris nel furgoncino. Siamo in visibilio, una fatica della Madonna, ma andiamo. Oh yes, olle. Quanto è soddisfatto Jimmy del suo furgoncino, ragazzi, me la ricacherà per la vita. Penso all'ultimo trasloco. Isola qua, mi pigli ancora male a pensarci. Quanto è gasato di sto furgoncino, mamma sì, mia. Già tre ore è finito. Oh, è finito tutto. Comunque stavo ripensando. Parco giochi. Stamattina stavo ripensando a come abbiamo fatto il trasloco l'altra volta. Anche con solo. Punto. Ma le scarpiere erano arrivate qua? No, sì. No, le avevamo a Isola. No, le abbiamo traslocate. Come hanno fatto a entrare nell'ascensore con quelle porte? L'altra volta abbiamo fatto un trasloco in un giorno, con la punto. No, sì, in un giorno. Un giorno. No, Jimmy, in un giorno.
Vuoto, abbiamo svuotato casa. Sono morta, anche perché è il mio primo giorno di ciclo e... Brava, sei stata bravissima. Per essere in ciclo, bravissima. Le cose positive di un uomo cresciuto con una sorella e una mamma molto, molto aperta, perché in realtà la mia famiglia, mia mamma non ne parlava praticamente mai, e quindi io non so se è normale avere dolori, stare bene, stare male, non so nulla. Invece la sua famiglia è molto aperta e ne sa più Jimmy di me. Siamo tornati al mini tavolino, come quando abbiamo traslocato qua per la prima volta. Tornati alle origini, ma almeno abbiamo la TV, che questa viene con noi via domenica, perché fino all'ultimo. Direi che dopo le fatiche di questi giorni... Ce lo siamo meritati questa per il Dio. Sì, tutto. E anche la cena di stasera ci siamo meritati. Bella scelta. Il mio bella scelta, il tuo? Buono. Il cameriere è stato bravo. Sì. Abbiamo deciso di passare una delle nostre ultime sere a Milano andando a mangiare romano, che tra parentesi è la mia cucina preferita in assoluto, cioè portami... Sei molto volubile, però attualmente... Mi piace cambiare. Nell'ultimo periodo... Romano, parte da mangiare romano nell'ultimo periodo, no, quindi c'è lui. Non vedevi noi a venire qua. Sì, non ve... è da Roma che dico dobbiamo andare anche a Milano. Da quando l'hai visto qua? Non vedi l'ora di venire qua. Però a Roma ci siamo già stati. Ah, troppo felice! Cicorietta, always on point, cioè spettacolare, spettacolare. È buonissima. È molto piccantina, se becchi, però... troppo buona, molto amarognola invece. Buona, 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 buona. Raga. La vuole la tua, amore. Mi aspetta uno. Wait, che fai? Sì, non ci fai l'assaggio noi. No, noi non ce ne andiamo. Brava, a me cacio e pepe, a te peorino, fiori di zucca e basta, perché il guanciale te lo mangiavo tutto io. Ah, chicca, ma che credevi? Vi presento Jimmy, re delle uova strapazzate. Me le fa sempre lui ora. Fantastico. Adoro, guarda. Questo è ufficialmente il nostro ultimo pasto. Ultimo pranzo. Vabbè, anche cena. No, cena l'abbiamo fatto 2 giorni fa. Oggi ultimo pranzo, domani mattina ultima colazione in questa casa. Direi frugale. questo è quello che è rimasto di tutto. Il tavolino nano dell'IKEA, tanto che Jimmy sta sul puff alto, io sto su questo materassino. Not very comfortable, but it's okay. Domani si va via, quindi si può sopravvivere. Pranzo svuota frigo con erbette surgelate, passata di pomodoro chilata, perché proprio non sapevo come portarla via, non avevo voglia di portarla via. Insalata, carne, uova, insomma, un gatto. Tu hai fatto svuota... Ti ho fatto paura, Luna? Ho fatto uno schizzo. Hai fatto svuota frigo, sei pronta a partire? Sì, le valigie? Qualcosa? Hai fatto qualcosa? No. Ok.
questo lasciamo qua. Ultimi momenti, ultimi viaggi, ci siamo. Le ultime ad uscire ovviamente sono loro. Lei infinita è arrivata a oltre 2 metri. Non vediamo l'ora di apprenderla. Hi, sì, ciao, ciao, si è messo davanti. Oh. Cioè ragazzi, spettacolo. Entra in casa così. Tan, tan, tan. È finita. Il loft è irriconoscibile. Sembra quasi arredato. Qui abbiamo lasciato libero perché appena arriva la cucina, lì e poi. Ragazzi, è stato devastante. E poi tutta la roba su, la madia. Mamma mia, mamma mia. Infinito. I vestiti, l'armadio inesistente. Quando torneremo a agosto? Ci aspettano delle fatiche di nulla, però sono proprio contenta. E ci siamo. Svuotato tutto. Tutto. Incredibile. Tutto vuoto. Tutto vuoto. Le ultimissimissime cose. Il frigo, la cucina, la mia dispensa vuota, ma soprattutto questo fa impressione. Il frigo vuoto, oddio. E il salotto, c'è l'eco in salotto, c'è l'eco. I miei barattoli, oddio, oddio. Tutto vuoto. Che viaggio. Tu che fai? Rimani qui? Fai l'arredo? Siamo un... In realtà no, non siamo tristi, cioè siamo felici perché è un nuovo capitolo della nostra vita. Questa è stata la nostra prima casa, come ha detto Jimmy, di convivenza. Ma a prescindere, sono stati bellissimi momenti qui, ma ci muoviamo insieme, cioè di per sé io non sono, non siamo né tristi né troppo attaccati a questa casa, perché sapevamo essere soltanto di passaggio e per noi l'importante è essere insieme. Siamo sempre io, Jimmy e Luna e quindi dovunque andiamo andremo bene. Vero? Mi sembra giusto lasciare un po' di peli su questo materasso. Questo materasso di ben 10 centimetri nemmeno. No, tu non mi mancherai affatto, sappilo. Ti odio tanto. E basta. Noi siamo in partenza, cioè consegniamo le case, le chiavi e partiamo. Perché andiamo al mare. Donoratico, come al solito, come ogni anno, Toscana, vacanze in Pineta con la famiglia di Jimmy. 2 settimane. Ah. Non chiedo altro. Invece Luna non viene con noi, eh? Passiamo da Porto Venere, dove ci sono i miei genitori, e la lasciamo da loro, che sono felici di tenerla un paio di settimane. Aia! Madonna, sti dentini, da quando mangi i croccantini sono diventati aguzzi. Dicevo, Luna rimane con i miei genitori queste 2 settimane, così se la spupazzano un po', e poi noi la recupereremo passando per Porto Venere, faremo qualche giorno e poi torneremo a Milano per spacchettare tutto.
amore, su, su, amore mio, raccomo a casa. Saluta, saluta casa, di ciao casa, ti ho riempito di peli, ciao, ciao, ciao casa, ciao. Qui il tuo DNA rimarrà per sempre, Luna. Ti potranno clonare. Vai. Miau. Voilà. Ciao casa. Vado a lasciare le chiavi. Ciao. Fine. Esperienza andata. Pronti per la prossima. Ora un po' di vacanze. Oh, ora un po' di mare. Sì. Non vedo l'ora. Ciao. Sì, il che non si è preso si lascia, basta, ne posso più. Siamo decisamente carichi. Luna, tutto bene lì dentro? Tutto ok? Sì, sì, bene, bene. Per fortuna fra 3 ore ci liberiamo di un bel po' di cose e poi comunque abbiamo tanti tipo regalini, cose del genere per i nostri parenti, amici, quindi sì, sarà un viaggio pesante, ma non il ritorno, si spera. Ciao, ciao, eravamo vicini, non più, non più.